Allora, te mi hai chiesto proprio in primis, tutto bene, te come stai? Bene, bene, grazie. Tutto bene. A me fa piacere che comunque voi mi chiediate di essere intervistati, perché qualsiasi esperienza di fede è veramente molto importante, non importa che non... Infatti io ti ringrazio appunto di essere qui. Quindi io direi innanzitutto come... Sì, se vuoi dire qualcosa adesso, subito. No, è un dono, sei un dono nel senso che non è da tutti i giovani, ecco, fare queste esperienze anche di fede virtuale online, quindi ecco, penso che sia innanzitutto un dono, ecco, anche conoscerci così virtualmente. Sì, anch'io preferisco fare le interviste dal vivo, però comunque, meno male che ci sono questi mezzi che ti consentono di diffondere questo messaggio. Io ti chiedo subito una breve presentazione di te prima di partire proprio di andare nel dettaglio. Allora, io mi chiamo Sabrina, ho 19 anni, sono diplomata presso una scuola alberghiera, Bartolomeo Scappi, in una gastronomia. Frequento il primo anno di università, l'Università di Bologna, Facoltà di Antropologia, Arco, primo anno. Sono nata il 29 maggio del 2001, infatti maggio è il mese della Madonna, credo questo si ricollega poi a tutto quello, a tutto il discorso che faremo dopo. Quindi, Perfetto. mese di maggio, 29 maggio. Ecco, approfondiamo di più questo particolare. Per te che cosa rappresenta la tua data di nascita? Ecco, la mia data di nascita poi rappresenta in qualche modo una chiamata ulteriore alla vita. Poi, considerando mese di maggio dedicato alla Vergine Maria, infatti per me è una gioia, nel senso che io ogni giorno riscopro la bellezza della vocazione, della fede. Unita proprio in questo vincolo d'amore, sia con il Signore che con la Madonna. Quindi ecco, al di là di tutto quello che è successo dopo, però è un legame inizialmente forte con quello che poi il Signore ha voluto dalla mia vita, in tutto per tutto. E dimmi un po', c'è un'esperienza di fede particolare che ti ha segnato? Ma no, diciamo sostanzialmente no, nel senso che io ho vissuto praticamente tutta la mia vita in parrocchia perché appunto per una serie di circostanze, poi con il catechismo e poi dopo ho iniziato a vivere, a fare questa esperienza ecco, di animazione, quindi diciamo che ho vissuto praticamente tutta la mia vita nell'adolescenza in parrocchia, per cui comunque tutto è stato esperienza e anche diverse persone chiaramente trasmettendomi la gioia di servire nel servizio mi hanno consentito appunto di diventare anch'io contenta di essere cristiana. Quindi penso che non ci sia una cosa più importante se non l'essere consapevoli di essere cristiani assolutamente. Ok, quindi diciamo che è stata la tua famiglia a spingerti nella dottrina cristiana. Ma diciamo inizialmente un po' la mia famiglia, poi sai, tutti un po' dopo la cresima si lascia, per cui magari la mia famiglia sì, ha influito inizialmente, però ecco, dopo crescendo ho deciso io di continuare, non sono stati loro ad impormelo, ecco, perché quindi non l'ho vissuta come un'imposizione, questo voglio dire. E dimmi un po', com'è stato per te l'ambiente della Chiesa? Ma guarda, io sinceramente sono
un caso a parte, nel senso che comunque penso che bisogna portare rispetto, chiaramente, per tutti. Ecco, però penso che sicuramente io ho un'idea di Chiesa come madre, cioè Chiesa come guida, però inizialmente io non riesco a darmi una, non riesco a darmi in disparte, perché è comunque un tutt'uno con Cristo, per cui rappresenta Cristo, la Chiesa rappresenta Cristo, per cui se io sono consapevole di seguire Cristo, automaticamente sono anche all'interno della Chiesa. E diciamo, e invece la figura del prete, per te che cosa rappresenta la figura del prete? Rappresenta Cristo, cioè rappresenta colui che deve guidare l'anima. Cioè, Però adesso anche no, dico, ok. anche celebrando i sacramenti, noi perché abbiamo i sacramenti? Perché ci sono i sacerdoti, quindi rappresenta Cristo in un modo diverso, però è comunque un legame. Invece, cosa ne pensi della pedofilia all'interno della Chiesa? Ecco, io su questo mi dispiace, ma sinceramente posso dire che fa schifo, perché allora un sacerdote che fa voto a Dio, perché di quello si tratta, il sacerdote quando si consacra fa voto a Dio, cioè se io sono un consacrato devo avere la certezza di essere consacrato e basta, non poi di fare tutti i peccati che diversi preti fanno e che diverse volte viene anche considerato un tabù. Quindi io su questa cosa sono molto, molto categorica, nel senso che i preti che fanno queste cose, mi dispiace, ma automaticamente devono togliersi la talare. Perché altrimenti non sei più corretto e soprattutto non rappresenti Cristo e non rappresenti la Chiesa. Quindi, Assolutamente. ecco. E dimmi un po', hai mai sentito, c'è stato un episodio particolare che ti ha sconvolto e che ti ha fatto addirittura dubitare di Dio, della sua esistenza e insomma, Ma ripudiare la fede? no, io guarda, devo dirti che assolutamente magari ho avuto qualche ripensamento 2 anni fa, quando purtroppo mio padre è andato in cielo, mi dispiace, però ecco, io in quel momento, pensare 20 dicembre, 25 giorni dopo Natale, quindi sicuramente in quel tempo lì e per un po' di tempo dopo forse ho avuto qualche ripensamento, però poi avendo sempre comunque diverse persone che mi hanno in qualche modo ricondotto e mi hanno comunque fatto capire che la giusta strada, quello che il Signore mi chiedeva, non era abbandonarmi e abbandonarmi al male, ma abbandonarmi al bene, ho capito effettivamente che questa era la risposta. Che nonostante un momento anche di dolore, di sacrificio che ho potuto subire, o che ho potuto compiere, cioè. Però ecco, quello che il Signore mi chiede è appunto donarmi, anche non considerando i sacrifici. Perché poi, quando una persona vive un momento di dolore, dopo automaticamente si converte. Cioè, come è successo a me, avendo persone all'interno della chiesa, della stessa parrocchia, che mi hanno fatto capire che alla fine non era tanto il sacrificio in se stesso, ma era la vita, la qualità della vita in se stessa, a questo punto allora ho capito effettivamente
che questo era quello che era importante. Allora, interessante molto questa cosa qui, e quindi io ti chiedo, che consiglio daresti a una persona che sta attraversando un periodo di lutto e che quindi di conseguenza potrebbe avere dei dubbi di fede? Ma io personalmente parlo di quello che ho vissuto io. Io sinceramente consiglio di stare sempre vicini a Dio, perché comunque la vita stessa, almeno se uno ha fede, in realtà poi cresce sempre. Quindi non diciamo che non c'è distinzione tra il dolore, diciamo, il dolore fisico e il dolore spirituale, perché il dolore spirituale è comunque in qualche modo un qualcosa che ti fa capire che in realtà poi è la fede stessa, è una prova che il Signore ti mette davanti e comunque deve essere in qualche modo superata. Cioè, sia nel bene sia nel male. Quindi penso che essere noi siamo di chiesa, cioè noi siamo donne e uomini di chiesa, per cui comunque dobbiamo cercare di andare avanti nonostante le difficoltà e nonostante i dolori. Cioè, la vita si sa è fatta così, di vita e di morte. Però ecco, la morte per il cristiano non deve essere la fine di una vita. Per il cristiano è la vita che inizia nell'aldilà, cioè quindi io sono convinta che effettivamente il paradiso esista e io l'ho sperimentato, cioè posso dire che il paradiso esiste perché io l'ho sperimentato quando mio padre è andato in cielo e appunto ho vissuto proprio anche ora, cioè anche ora mi sembra di vivere proprio a delle altezze, così tanto vicino a Dio. E quindi automaticamente mi è difficile scendere da questa altezza, che è un'altezza immaginaria, però il mio cervello si immagina di vivere già, capito, a delle altezze. Ho Questo. capito, quindi il tuo spirito, cioè tu ti ritieni che la tua anima è un'anima comunque pulita da ogni peccato. Beh, alla fine, cioè io non ho mica fatto peccati mortali, magari poi, certo, i sacramenti, cioè anche partecipando ai sacramenti, le confessioni, queste sono cose che comunque ti aiutano anche a pulire l'anima da qualsiasi cosa. Rimane sempre il fatto che siamo creature. L'uomo sbaglia, però come l'uomo sbaglia può anche chiedere scusa, questo. Quindi, ma dimmi questo, invece, che cosa ne pensi appunto della vita dopo la morte? Tu pensi che tutti gli uomini hanno il diritto di salvezza, anche chi uccide, chi ammazza o chi ruba? E ti chiedo anche questa, che è una domanda che chiedo a tutti. Per te il purgatorio esiste? Allora, per la domanda che mi hai fatto prima, comunque, cioè, Dio perdona sempre. Dio perdona sempre. È l'uomo che commette il peccato, però, cioè, se io faccio dei peccati mortali, mi pento e poi mi vado a confessare, automaticamente. Se io non commetto più quel peccato, automaticamente l'ho assolto. E Quindi invece, sì, scusa. non è tanto il fatto di inferno, paradiso e purgatorio, ma è il fatto che l'anima in terra, per godersi il posto, diciamo, meritato alla casa del Padre, deve fare in modo di andarci senza peccati mortali soprattutto. E poi l'altra domanda? Per quanto riguarda l'esistenza del purgatorio, Ma cioè, quelle cose lì sono molto, diciamo, filosofiche. Noi sappiamo che Dante Alighieri
ha fatto un'opera intera su Inferno, Paradiso e Purgatorio, quindi io automaticamente ci credo, cioè so che è una cosa molto filosofica, per cui cioè, automaticamente ci credo, oltre al fatto che è una cosa che comunque la Chiesa, cioè non la Chiesa, comunque si crede, cioè io avendo studiato un'opera intera di un filosofo, di un poeta, che poi tra l'altro ci ha fatto anche un'opera intera, io ci credo. Tu credi in quello che ha scritto Dante Alighieri? Perfettamente, letteralmente? No, è una cosa molto filosofica, per cui cioè, è chiaro che una persona, anche se può avere dei dubbi di quello che è stato scritto, però magari si fa anche un disegno, cioè un disegno mentale. Quindi tu credi anche nella divisione dei gironi dell'inferno? Oppure Non credi solo saprei. filosoficamente nello schema? Sì, nello schema che lui fa, cioè nello schema che Dante Alighieri ha fatto, cioè Dante Alighieri viene ricordato da tutto il mondo, per cui comunque un motivo ci sarà, cioè anche se io non so se queste cose siano autentiche o meno, però in base allo schema che è passato alla storia, diciamo, posso farmi un'idea, sì. Posso farmi un'immagine. Ti ritrovi nella generazione moderna per quanto riguarda la vita in generale, però ti voglio chiedere questo. Questa domanda diciamo che ha delle ramificazioni. Il futuro della fede, qual è? Della fede cristiana? Allora, il futuro della fede cristiana, beh, mi verrebbe da dire che sta in noi, cioè sta in noi popolo credenti portare avanti il messaggio. E, è la stessa cosa che dice a noi Papa Francesco della Chiesa in uscita, cioè tu in qualche modo devi testimoniarti, cioè devi testimoniare in qualche modo la vita e l'Evangelo, quindi sta in te, cioè non è una cosa sociale, psicologica, sta in te portarlo avanti. Questo è, secondo me, questo è sul. Passiamo al cosiddetto antagonismo. I satanisti, feste sataniche, sacrifici, insomma, ideologie parecchio assurde. Per te, che cosa rappresentano? Oddio, cioè io Satana non è il demonio, nel senso, sì, è il demonio ed è qualcosa che sicuramente per la mente del cristiano non va bene, cioè il cristiano non si deve fossilizzare su queste cose, quindi automaticamente mi verrebbe da dire che comunque stiamo attenti a chi comunque fa questi atti, che possono diventare per noi anche un qualcosa che ci trascina fuori. Tu credi che le sette, i riti, causino davvero dei problemi o che siano solo degli spettacolini? Allora, io ti parlo di testimonianze concrete, nel senso che Padre Amort è un esorcista e Padre Amort ha fatto diverse testimonianze. Lui ha attraverso delle preghiere salvato delle anime dal male, dal demonio attraverso queste preghiere. Quindi tu Perché credi. io ho sentito diversa gente che è andata lì veramente in lacrime, cioè io non te lo so dire perché sinceramente non l'ho mai sperimentato, però immaginati una persona
che si senta dall'oggi al domani attraversata da queste forze maligne, cioè automaticamente il sacerdote è l'unica persona che può e che ha competenze per salvarti. Capito? Io non te lo so dire, non ti so spiegare bene, però sono convinta che se ci sono sacerdoti, anche qua in mezzo, che stanno ascoltando, comunque possono darmi conferma del fatto che il sacerdote è la persona che in quel momento lì ti serve, ma ti serve per necessità. Quindi tu credi nel sovrannaturale? All'interno della terra. Io credo in Dio e basta. Non... Quindi, ok, quindi tu mi parli di esorcismo e sostieni che appunto queste anime siano state realmente possedute dagli spiriti maligni. Abbiamo delle testimonianze di sacerdoti che l'hanno fatto, che sono esorcisti e che effettivamente dicono che quando la persona arriva lì effettivamente ci arriva con le lacrime agli occhi, quindi probabilmente esiste, cioè probabilmente è una cosa che esiste. Io non l'ho mai sperimentata, però avendo delle fonti autentiche posso dire che probabilmente esiste e che probabilmente, siccome ci sono state tante persone di questo Padre Amort che ha esorcizzato, molto probabilmente crea anche dei problemi seri all'anima, alla persona. Che tipo di problemi? Non te lo so dire, cioè, io ho sentito... Cioè, Padre Amort, io prendo lui come esempio perché è l'unico sacerdote che è conosciuto, cioè all'interno, no, di questo campo. Lui ha esorcizzato diverse persone, quindi automaticamente io non te lo so, non ti so spiegare, però probabilmente la persona in quel momento è anche fuori da se stessa, quindi probabilmente il fatto di sentirti anche posseduto da una forza esteriore che il tuo corpo non riesce a capire neanche cosa è successo e cosa sta succedendo, molto probabilmente ti crea anche dei problemi interni fisici, questa cosa. Quindi addirittura colpiamo pure il fisico. Questo è una persona. Molto interessante. Ok, è una corretta analisi attraverso comunque le testimonianze e alla tua dottrina che hai ricevuto dalle tue esperienze. E io ti chiedo questo, invece, come stare lontani dal male? Perché hai parlato che durante il tuo periodo appunto di lutto di cui ci hai parlato, stavi andando verso il male. E poi ti sei ritornato indietro grazie alle persone di chiesa. Come si evita il male? Se non si hanno persone di chiesa vicine. No, io non stavo andando al male, stavo solo pensando che molto probabilmente era una colpa. Cioè, che Dio avesse voluto in qualche modo darmi qualcosa. Cioè, o una punizione, ma in realtà la punizione non c'era, però il mio pensiero era quello. E quindi, cioè, poi posso dire che sicuramente bisogna in qualche modo anche andare avanti anche non da se stessi, però ci sono anche delle figure che non sono preti, però allo stesso modo ti possono aiutare anche a non farti assalire, ecco, da queste forze divine, cioè maligne, che poi gli fanno anche male all'anima, di questo.
Che messaggio vuoi dare a tutti quelli non fedeli, atei, convinti, che non credono in Dio e lo rinnegano? Ma io rispetto, cioè io rispetto la persona, rispetto la persona. E poi io sono convinta che anche con una persona che non ha il dono della fede si possa trovare un qualcosa in comune. Capito? Cioè non è detto che tutto il mondo deve essere credente, tutto il mondo deve essere fedele, tutto il mondo deve essere praticante. No, cioè io posso avere gente all'esterno del mondo ecclesiastico che sono musulmani, che sono ebrei, che sono atei, che sono agnostici, chi più ne ha più ne metta, però non c'entra la fede, c'entra il fatto che io in un mondo dove so che devo convivere, posso trovare con quella persona un argomento che possa, diciamo, in qualche modo rendere partecipi le due persone al di fuori dell'ambiente della fede. Secondo la dottrina cristiana, che fine faranno tutti quelli che non si convertiranno a Dio, secondo te? Per una possibilità di salvezza? La Chiesa su questo è molto chiara, però chiaramente noi che siamo più aperti dovremmo cercare in qualche modo di portare sempre avanti questa cosa. Cioè, se io sono cristiano e la mia morte, diciamo, è in qualche modo segnata dal libro della vita. Alla fine, in qualche modo, il destino dell'uomo è segnato anche se l'uomo non è credente, anche se l'uomo non crede. Perché alla fine il ciclo della vita è unico, per cui secondo me non ha senso fare una distinzione. Ecco. Secondo te, Su per quanto questo. riguarda il coronavirus, è collegato alla religione oppure è una cosa a parte? Cioè, intendo No, ovviamente alla no, fede cristiana. no, assolutamente no. Cioè, coronavirus è stata una cosa che è capitato, cioè è stato un evento naturale, cioè se non un evento naturale, qualcosa voluto dall'uomo. Perché chiaramente io mi rendo conto, il video messaggio che ho mandato, che ho pubblicato su Instagram, che ho detto ringraziamo gli operatori sanitari, è perché comunque la figura del medico o dell'operatore sanitario in questo periodo, loro sono riusciti a combatterlo in qualche modo. Chi ha trovato delle cure, se ci saranno, non si sa. Però ringraziamo questi medici che in qualche modo diciamo che sono il ponte tra noi e quel virus lì. Cioè, per quello che ho detto, ringraziamo gli operatori sanitari medici. Interessante, perché non tutti la pensano come te, diciamo. Molti si basano molto di più sul lato spirituale del coronavirus, che poi ovviamente molti smentiscono. Adesso ti chiedo questa domanda che riguarda un'intervista precedente che ho fatto a un evangelista, quindi comunque non siamo del Certo, tutto uguali. l'ho Il vista, l'ho 98%, vista. oh, grazie mille. Ah, quindi comunque saprai che lui ha detto che il 98% delle rivelazioni ci sono avverate. Io ti chiedo, secondo te i tempi sono vicini oppure ci vorrà ancora un po' di tempo per attendere la fine del mondo, Ma l'Apocalisse? oddio, cioè, tu parli dell'Apocalisse di San Giovanni, giusto? Sulla fine dei tempi. Esattamente, della fine dei tempi. Cioè, io non mi sento di darti una risposta
anche perché cioè siamo persone, cioè siamo esseri umani, quindi cioè io su questa cosa faccio fatica un po' a crederci, perché se sono qua vuol dire che in qualche modo la vita è andata avanti. Cioè, la vita è andata avanti, è come un fiore, no? Come un fiore che sboccia, però focalizzarci su questa cosa, allora che l'Apocalisse di San Giovanni dice che a un certo punto la vita finisce, ma la vita finisce quando finisce la vita dell'uomo, non che la vita finisce perché c'è qualcuno che ha detto che a un certo punto tutto il mondo deve morire. Perché altrimenti, diciamo, sarebbe una cosa catastrofica. Rinneghi Viene una quindi. catastrofe. No, dicevo, viene una catastrofe, moriamo tutti, ma moriamo tutti perché è successa una catastrofe. Non perché San Giovanni ha detto questo, cioè magari può anche essere vero, però io penso che la vita finisce quando finisce la vita dell'uomo, e se accade una catastrofe vorrà dire che moriremo tutti. Ma questa catastrofe è un evento naturale, non è un evento divino. Quindi rinneghi la venuta di Cristo? No, non sto rinnegando la venuta di Cristo, cioè sto solo dicendo nostro Signore è risorto, nostro Signore viene. Nostro Signore è vivo e vero in mezzo a noi. Cioè, quello che è importante, dal mio punto di vista, per noi cristiani, è credere che nostro Signore in qualche modo è vivo e vero in mezzo a noi. Cioè, la presenza viva di Cristo nella Chiesa in particolare, perché alla fine la Chiesa che noi abbiamo oggi non è altro che la presenza di Cristo, cioè la presenza di Cristo che è via, verità e vita. Lui stesso dice: io sono la via, verità e la vita, l'alfa e l'omega, cioè l'inizio e la fine del mondo. Per cui per un cristiano, ecco, è importante sapere e avere la certezza di un Dio che in qualche modo ti accoglie sempre. E non di un Dio di guerra come tante religioni hanno, ma un Dio di pace e che in qualche modo non si sa come, non si sa quando ti accoglie sempre. Quindi la venuta di Cristo è in qualche modo la certezza di una salvezza. Proprio oggi il mio sacerdote diceva qualcosa che vorrei condividere con voi qui in questa sede. In qualche modo, quando nostro Signore verrà e darà tutto questo che sta succedendo oggi, lo riconsegnerà al Padre e automaticamente questa cosa finirà. Ora sappiamo, è vero o non è vero, noi non lo sappiamo, però dobbiamo comunque avere la certezza di questa cosa. E per te che cosa sono le preghiere? È un modo di comunicazione, di mettermi in comunicazione con lui. Solo questo, automaticamente. Questo è un modo di mettermi in comunicazione con lui. Com'è questa combinazione di parole dovrebbe mettere in comunicazione l'uomo con Dio? Io la vivo così, in questo modo, cioè la preghiera non è soltanto un insieme di parole. Cioè, io posso parlare con il Signore anche andando davanti al Santissimo Sacramento e parlare con il Signore come parlo con te. Io sono consacrata. Ho fatto la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù e questo è un segno visibile, cioè anche se non sono riconosciuta nella Chiesa, però
personalmente riconosco che in qualche modo se io non prendessi quel tempo lì necessario per la preghiera, per mettermi in comunicazione con lui, non sarei bene io, cioè, capito? Non sarei contenta, perché mi manca in qualche modo il filo conduttore che mi lega a lui, a Gesù, al Signore. E pensi di avere mai offeso il nostro Signore? Ma io sinceramente no, cioè ho sempre avuto rispetto verso la divinità, cioè verso il divino, verso la divinità, poi lo sappiamo, cioè è peccato, quindi cioè, lo sappiamo che... Chi bestemmia, quindi? No. No, non le ho mai dette, cioè... Mi No, dà un no, no, no. fastidio. Ecco, appunto, ti volevo chiedere questo. Cioè, per chi bestemmia, che cosa rappresenta la bestemmia? Ovviamente è un insulto, ma come si sente, secondo te, Dio a ricevere bestemmie, ma non solo a lui, ma anche rivolte a tutti i santi, in modo a volte anche giocoso e scherzoso? No, cioè la bestemmia è comunque qualcosa che dà fastidio, cioè non c'è distinzione. Poi io sono dell'idea che comunque quando una persona tira fuori quelle parole lì è perché non ha rispetto, cioè perché non ha rispetto verso la divinità. Oppure chi bestemmia verso i santi. Cioè, San Francesco, Santa Chiara, che comunque sono i due cardini che tu mi hai scritto, i due cardini, ecco, della mia vita, della mia consacrazione. Ecco, se uno va in giro offendendo in qualche modo la divinità, io penso che per lo stesso credente sia un atto anche di non rispetto verso chi crede e verso la divinità stessa. E chi la usa anche come intercalare? Perché molti la usano come intercalare, senza sapere il significato, la gravità. Pure questi sono. Capita. Cioè, sono Capita offensivi, spesso. secondo te? Sì, è offensivo. Cioè, a me dà fastidio. Ma nei confronti di Dio, cioè, se non è detta come proprio. Con odio verso Dio, ma è detta in una situazione di luogo comune, come ad esempio un fatto che proprio ti dà talmente tanto fastidio o un dolore fisico addirittura che ti porta a tale rabbia da pronunciare quelle esatte parole. Perché pronunciano esattamente quelle parole? Secondo te? Ma perché automaticamente nel mondo di oggi si è diffusa questa cosa? Cioè, io penso, allora, non io, è un io filosofico. Allora, io penso che qualsiasi cosa che succede nella natura è colpa di Dio. Quindi, automaticamente, se mi viene un dolore fisico, mi viene da dire... da rinnegare Dio o automaticamente da dargli una colpa. Però il dolore fisico è qualcosa cioè, che capita, non è colpa di Dio, di una forza divina. È una cosa che capita naturalmente, può succedere. E chi la usa come a sfondo di intrattenimento, come sai, molte persone fanno sui social per intrattenere il loro pubblico, bestemmiano. Cosa ne pensi di loro? Guarda, io ho visto diversi video di diverse persone che, diciamo, in qualche profilo hanno bestemmiato Anche parecchie mentre la volte. persona parlava. Mentre la persona parlava gli hanno tirato su delle bestemmie, non accorgendosi che in realtà dall'altra parte c'era una persona a cui dava fastidio e che era credente.
e pensi che questo sia, cioè, io ti chiedo questo, secondo te il fatto che molte persone utilizzino la bestemmia come mezzo di intrattenimento, che secondo te manipolano le menti dei giovani facendogli rinnegare la fede? Cioè, comunque molti ragazzini, molti bambini osservano queste persone, osservano le loro gesta e automaticamente prendono Dio come un buffone. Ma tu sei d'accordo con questo? Secondo te non ha alcuna importanza? Cioè, secondo me non ha senso, perché cioè, chi fa queste cose è perché comunque non ha rispetto verso la divinità. Come ti ho detto prima, una cosa che succede in natura non è colpa di Dio, ma è colpa dell'uomo. Cioè, è l'uomo che fa casini, non è Dio. Perché alla fine Dio ha creato il mondo, ha creato l'uomo, ha creato la donna, ha creato gli animali, ma poi alla fine il suo compito è finito lì. Cioè, sono gli esseri umani all'interno che rovinano l'ambiente, e mi metto in prima persona. Cioè, le alluvioni, gli incendi, i disboscamenti che l'uomo fa nell'ambiente e nella natura, non è Dio, non è colpa di Dio, quindi che senso ha andare in colpa di Dio? È colpa dell'uomo che danneggia l'ambiente, che non ha rispetto per l'ambiente in cui vive, quindi è assolutamente colpa dell'essere umano. E se si tratta invece di un videogioco, bestemmiare per un videogioco, cosa rappresenta? Non ha senso, cioè è una cosa che non ha senso, cioè non ha spiegazione. E ferisce Dio? Cosa? La bestemmia detta durante un videogioco ferisce Dio oppure no? Non avendo senso, sì, non dovrebbe ferire nessuno. Sì, ma cioè, la bestemmia è qualcosa che ferisce in qualche ferisce sempre, cioè ferisce Dio sempre. Perché okay, automaticamente quando tu tiri in ballo quelle parole lì, anche se non ci pensi, però in qualche modo è un'offesa. E chiaramente bisogna stare attenti anche a dove si dicono, cioè in che contesto tiro fuori quella parola lì, perché allora io per esempi concreti mi è capitato durante un servizio di un bambino che per un motivo X ha tirato in ballo quelle parole. Solo che essendo in un contesto di chiesa dove abbiamo gente che comunque è formata liturgicamente, bisogna stare attenti. Anche questo, il contesto in cui la si dice. E cosa spinge a bestemmiare? Appunto, cioè, è l'uomo che offende Dio. Non avendone rispetto, perché molte volte si pensa che la colpa si dà la colpa a Dio, molte volte, anche quando noi non ce ne rendiamo conto, qualcosa va male e diamo la colpa sempre a Dio, però in realtà la colpa è nostra, non è colpa di Dio. Ok, allora, in via di conclusione ho solo tre domande. La prima è questa, e ho già fatto questa domanda a due persone, a un ateo e a una donna un po' anziana, fortemente cattolica. Il sesso prematrimoniale, secondo la Chiesa, è corretto avere rapporti sessuali prima del matrimonio? Anzi, non secondo la Chiesa, scusa, secondo te? Io ho le idee della Chiesa, cioè io rispetto la Chiesa e rispetto la Chiesa, cioè il sesso prematrimoniale è sbagliato e basta, cioè il sesso prematrimoniale è sbagliato, però non è
non è un peccato, cioè non è sbagliato, è sbagliato per una persona che lo fa inconsciamente. Allora, io sono stata concepita fuori dal matrimonio e questo non modifica la realtà, però alla fine questa cosa non ha cambiato niente nella mentalità dei miei genitori, perché comunque loro in qualche modo hanno sempre cercato di trasmettermi il giusto. E ora io porto avanti un messaggio cristiano, quindi alla fine non mi cambia niente questa cosa. Però dico, è sbagliato secondo me per le persone che lo fanno senza essere coscienti. Senza Se lo sono. essere coscienti. Se sono coscienti. Devi farlo, cioè tu sei libero di fare quello che vuoi, però comunque io sono dell'idea che l'atto in sé deve essere fatto con coscienza, perché chiaramente quello che viene dopo è un fuoco sacro, cioè la vita che viene generata è un fuoco sacro, è qualcosa di grande, importante. Sì, si potrebbe parlare di questo tema molto più a lungo, quindi passo subito alla domanda successiva. Pro o contro LGBT? Allora, cioè io ho detto, io rispetto le persone, quindi non mi sento di dare in questa sede soprattutto un giudizio, perché cioè io rispetto queste persone, rispetto la loro vita, cioè anche se posso non condividerlo, però li rispetto lo stesso, perché alla fine siamo in un mondo democratico, quindi cioè, finché la persona non danneggia la mia libertà, io non ho alcun motivo di essere contro, perché alla fine loro non mi hanno fatto niente, io non ho fatto niente a loro, quindi io rispetto questa persona, rispetto queste persone. Ti faccio una ramificazione di questa domanda. Dove vengono condannati? Come te finisco all'inferno? La Chiesa li condanna Oddio, all'inferno, queste persone? non vengono riconosciuti, cioè non vengono riconosciuti. Quindi la Chiesa dove li potrebbe collocare in un'ottica spirituale? L'inferno, cioè, è brutto da dire, però l'inferno, cioè l'unica cosa che mi viene da dire in questo momento è l'inferno, però è brutto, cioè è brutto da dire perché alla fin fine non hanno fatto niente, quindi perché condannare una persona ingiustamente? L'inferno, dopo tutto, non è vuoto, come si dice. È vero. Brutta storia, però purtroppo è così. Comunque, hai fatto bene a dire rispetto per la persona, ovviamente noi non stiamo accusando nessuno, questa è un'intervista rivolta alla Chiesa, ai principi della Chiesa. E seconda e ultima domanda, cioè l'ultima domanda, l'ultimissima terza, ti lascio libero spazio, di quello che vuoi, in conclusione. Ma niente, cioè, sono contenta di averti dato questa mia testimonianza e se in qualche modo può servire a qualcuno quello che ho detto, sono contenta. Cioè, qualcosa che ho fatto perché mi sento nel cuore di farla, è un'evangelizzazione così, cioè sui social, però lasciamo anche libero spazio alla gente
mi aspetto domani mattina anche dei messaggi di insulti, non lo nego. Però è qualcosa che io faccio perché mi sento nel cuore di farla. No, nessuno ti insulterà perché comunque, nel senso, i sogni, gli obiettivi della vita si rispettano, qualunque essi siano. Poi questo è un obiettivo buono, buonista, lo fai per il tuo credo, lo fai per la tua fede. Ti insulta è un deficiente, non ha capito niente della vita. Quindi, io ti ringrazio di cuore per essere stata qui con noi, per aver dato la tua testimonianza in questa rubrica di purificazione, in cui cerchiamo appunto, attraverso queste testimonianze, di spiegare meglio la Chiesa e di avvicinare più persone a Dio. Io ti ringrazio, auguro a tutti quanti buona serata, però aspetta, chiedo un'ultima cosa, se il pubblico ha qualche domanda, così al volo, se no si conclude qui. Il piccolo pubblico di 7 persone. Cosa pensi del Dio in questo momento? Cosa pensi di Dio in questo momento? Ma cioè in che senso? No, un contesto. Cioè, Sì, in effetti non ha. riferito al coronavirus sempre, riferito al momento attuale di Tu pandemia. dici. Cioè, è quello che ho detto prima. Coronavirus. Scusami, se ho spiegato. Questa domanda comunque. Adesso mi sa che si è interrotto il collegamento, comunque questa domanda aveva già risposto. Poi comunque ritrovate la replica dell'intervista sul mio profilo e sul canale YouTube ufficiale Rapallo 2. Vabbè, qui mi sa che il collegamento si è interrotto. Forse. Eh sì. Vabbè, io saluto Sabrina Manu underscore 19. E ci vediamo in un'altra intervista. Arrivederci, buona serata a tutti, buonanotte.